Ok, vediamo un po'. Desu, desunione. Mamma mia, ma quanti ricordi sentendo queste canzoni qua! Ma come a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TheConco94 e oggi siamo tornati qua su un nuovo videogame sul nostro canale che si chiama È sbagliato incontrare ragazze all'interno di un dungeon, che è un famoso anime dove sono arrivati fino anche a 3 stagioni, un anime che a me piace un casino, e quindi questo è un gioco basato sull'anime che adesso andremo a provare. Quindi vediamo un po', iniziamo, starta. Sì, perché non starta? Che tasto devo cliccare? Non clicca, perché non clicca? Devo cliccare Z? Ci sono 3-4 livelli di difficoltà. Io direi di fare normale come prima cosa, quindi... Ah, questi qua sono alcuni dei personaggi che ci sono dentro. Lei è la protagonista della seconda... No, di una stagione spin-off della serie Danmachi. Ah, posso usare solo questi due qua? Questa qua è forte come personaggio, mamma mia. Seleziona il supporto. Allora, facciamo lei, sempre con la Z. E supporto. Le voci, mamma mia. Ok, a quindi dobbiamo scegliere due personaggi? Ma lei è la protagonista e Heinz così. Ah, devo sparare! Spara, 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 spara! Ma quello è fortissimo. Ma dai, sembra steroide al contrario! Prendi le gemme, prendi tutto, eh! Che roba, questo cos'è? Speed up! Bellissimo, vai, vai, vai! Ah, queste ci sono, però non avevano le. Sì, mi sento bene, ha detto Heinz-sama, come è stato a posto. Ok, cerchiamo di stare calmi, tranquilli. Io direi di sparare a intermittenza, così vediamo un po'. No, no, no! Ho perso po'. Sì, Ah, ecco come faccio a cambiare. No, ma è bello! Devo stare attento che sono in banco e torno indietro. No, ho sbagliato! Questo! E vai, Quelli lì che stanno cadendo a terra sono tutte le cose che rilasciano i mostri che servono poi agli avventurieri di comprare cose. Oh, qua c'è. No, 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 no. Perché sparo doppio? Ok, cambiamo supporto. Ma l'abbiamo distrutto! Ah no! E ancora, 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 ancora! Sì. Aiuto! Comunque lei è fortissima. È morto? Forse? Sì, ma quanto sei duro? Chi è che spara dietro qua? Spara, spara, spara! Ah, ma posso bloccare. Sì! Ah, ma è utilissimo! Quindi io faccio così, guarda, Faccio così. Sì, l'ha già fatto subito, brava, benissimo. Come prima non è fatto bene, bellissimo! Mi sta piacendo un casino, vediamo. HP, vabbè, mi ha colpito una volta, vabbè, dai. Per andare avanti? Ah, proprio vai avanti finché non muori? È la vita quella, giusto? Ah no, speed up! Spero fortissimo! Io continuo a sparare così a me non mi interessa. Tra due cose lì. Attenta! Ah, ma quindi lei non viene colpita? Ah, allora sono contento, vai. Rinoceronte! E carica! A me sta piacendo, Magari alcuni di voi, forse un genere di questo genere non può piacere, però a me piace. Sono un po' troppi? Sono un po' troppi? Non riesco. Sono un po'? No! Aiuto! Ma sono troppo tank, non riesco a buttarli giù. E quello è il problema. Sì, è quello lì, è il Pokémon! Come si chiama? Pilla, no, 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 no! Vai, 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 buttalo giù. No. Ah, ma c'è i fratellini! Ma adesso ho capito tutte le tue tecniche. Ecco, com'è che si chiama quel Pokémon lì? Cioè, come mai colpito? Adesso me lo devi spiegare. Sì, certo. Questo scappa via. No, non scappare! Vai, 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 uno è andato, uno è andato, uno è andato, uno è andato. No, si è messo davanti! E cos'è? No, no. Ok. Ne arrivano altri? Ce l'abbiamo fatta. Ah, è stato un po' difficile verso la fine la scena dei rinoceronti. Siamo rimasti con 3 di vita però, eh. No. Brava, tu colpisci. Ma non mi dai qualcosa che potenzia l'attacco, per favore? Il Minotauro è fortissimo! Anche da dietro! Adesso arriveranno. È uscito fuori. Esco fuori dalle porte. Ma cos'è sto bomba qua? Ah, è l'abilità di loro. Ma io che ne sapevo io. Quello non è morto. Vai, 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 vai,
sfruttato al massimo il nostro personaggio. Oi. Quindi adesso mi serve il tuo potere, vai veloce. Vai. Power massimo. Proviamo. Voglio vedere lei
che potere. Oi. Te non ce l'hai il potere? Vediamo cos'è. Dai, che già. Aia! Cosa mi ha colpito? Scusa, eh. È cascato giù un Laur. Sì, sai, sì. Ah. Andiamo avanti? Dai, che sei morto. Oh, grazie. Oh, stage pulito. Ma quanti stage ci sono? Cioè, per dire. Siamo in città qua. Ah, non siamo più nel dungeon qui. Ah, interessante. Comunque, lei come supporto preferisco di più. Sono potentissimi questi. Questi sparano dei così di casa io. Continuiamo. Da dietro. Brava. Sì, ma vedi che è utilissima lei. È utilissima. Aia! Non ho visto. No, l'ha parato, però l'ho preso comunque, bravo. Ma quindi io, tipo, se magari dovessi fare pausa così. Aia! Aia! Mannaggia, devo stare più attento. Ci inseguono! Ah! Aiuto! C'erano i goblin. Dai, su, veloci. Ci siamo riusciti. Ah! Supporto, dove va? Era dietro! Non ho preso le gemme dietro, no! Vediamo chi è il boss. Arriva dal mezzo. Arriva qua. Che cos'è sta roba? Adesso. Che brutto. No. Da che uno è andato. Ne manca uno. Butta giù. Da che è morto? È morto. Oh. Fiu. Quanti stage abbiamo fatto, ragazzi? Tre vite però, Signori, io mi fermo qua. Questo gioco qua l'ho voluto portare perché... Uno era, visto che era basato anche su una serie anime che a me piace, ho detto, ma vediamo un po' di che cosa si tratta, perché vedevo che era tipo pixelato, ma quei giochi lì mi fanno venire proprio, mi si scioglie il cuore, perché è proprio una cosa che mi ricordano i giochi che giocavo io quando ero piccolino. Adesso vorrei capire, io spero di non dover ricominciare ancora tutto da capo, tutta questa cosa qua, perché sarebbe un peccato. Quindi signori, io mi fermo qua, voglio vedere se magari riuscirò ad andare avanti sempre dallo stesso punto per vedere un po' che cosa succede, oppure magari è un gioco che ha soltanto dei livelli che tipo è infinito e quindi è basato solo sul punteggio. Quindi signori, mi fermo qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, lasciate un mi piace e un commento qua sotto per vedere se questo video vi sia piaciuto. Quindi posso piacere portare una serie su questo tipo di videogame. Se volete potete anche iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, così verrete aggiornati sui prossimi video. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah no, mi sa che ricominciamo da capo, ricominciamo da capo. Bella sta cosa. 6.5 hours later. Ragazzi, lo so che non so se magari alcuni sono riusciti ad arrivare fino alla fine di questo video, però sono andato ad informarmi per vedere se questo gioco in realtà ha una fine, oppure magari è un gioco dove ci sono i livelli illimitati e quindi il punteggio si basa su quanto riesci a sopravvivere in base ai livelli che fai. Sono andato a leggere le informazioni del gioco e c'è scritto: il gioco presenta 5 livelli, ognuno con un boss. Io ho fatto 4 livelli, quindi vuol dire che a me me ne mancava uno per finire il gioco. Cioè, io non so, cioè, si può sapere io quanto... posso essere sfortunato fino a questo punto? Quanto posso essere sfortunato? Quanto da 1 a 1000?